Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. In questo video andremo a vedere come si sblocca la cassaforte a Nibelheim. Per trovare la giusta combinazione dovremo guardare attraverso il buco di quattro serrature diverse. Ogni stanza che controlleremo corrisponde a un numero ben preciso. Il primo numero della combinazione lo possiamo trovare guardando al primo piano attraverso la serratura e dovremo contare i libri che ci sono fuori dalla libreria. Nel mio caso ci sono solamente 4 libri sopra la libreria. Il secondo numero possiamo trovarlo contando tutti i nemici che ci sono nella stanza al piano terra alla destra dell'ingresso principale. Qui bisogna fare molta attenzione ai due lati estremi perché ci sono alcuni nemici che volano e si muovono e non è molto facile riuscirli a contare subito, quindi rimanete qualche secondo fermo. Nel mio caso ci sono due nemici a sinistra che inizialmente credevo ce ne fosse uno solo, in realtà ce ne sono due, per un totale di 9 nemici dentro la stanza. Il terzo numero della combinazione si trova nella stanza al piano di sopra, in questo caso a sinistra, e dovremo contare all'interno della stanza quante mele ci sono, le mele di colore viola, e quante scatolette, direi, di succo di frutta o di quello che contengono, ci sono all'interno della stanza. Anche in questo caso bisogna guardare a modo ai lati estremi, ad esempio mi stava sfuggendo una scatoletta che si trova nell'angolo a destra. In totale ci sono 4 mele e 4 scatolette per un totale di 8, quindi il terzo numero della combinazione è 8. L'ultimo numero invece lo possiamo trovare nella stanza al piano di sotto, al piano terra, in questo caso a sinistra dell'ingresso principale, e bisogna contare quante sedie ci sono all'interno della stanza. Nel mio caso ci sono solamente 2 sedie. Quando finalmente avremo finito di contare, possiamo usare la combinazione. Nel mio caso la combinazione 4982 e la cassaforte si aprirà. E questo è quanto ragazzi, grazie a tutti per la visione e vi auguro una buona giornata!